Nel gennaio del 1904, il novizio Frappio da Pietrelcina era nel convento di Morcone. Il 25 gennaio, tre giorni dopo la professione temporanea, chiuse le sue povere cose in valigia, pochi indumenti e qualche libro, peraltro non proprio suoi, in virtù del voto di povertà che considerava soltanto in uso, con quella valigia leggera, Frappio si mette in viaggio per il convento di Sant'Elia Pianisi. La mattina di quel giorno, fra Pio e Fra Anastasio, accompagnati dal provinciale Padre Pio da Benevento, presero a Morcone il treno Benevento-Campobasso per recarsi a Sant'Elia Pianisi. Nevicava a Morcone e continuò a nevicare tutto il giorno. A Campobasso la neve era alta e la sala d'aspetto era fredda e piena di viaggiatori che dovevano proseguire per la tratta Campobasso-Termoli. Dovendo aspettare varie ore, è pensabile che Padre Pio da Benevento. Abbia deciso di sostare nel convento dei cappuccini che era in città, trasformato in un piccolo ospizio di mendicità, per trovare un breve ristoro. Nelle prime ore del pomeriggio, ripresero il viaggio per Sant'Elia Pianisi e, quasi certamente, trovarono un mezzo di trasporto per percorrere il tragitto dalla stazione al paese, distante più di 9 chilometri. Che con quell'abbondante nevicata e con la rigidità della temperatura, era impossibile fare a piedi scalzi e intirizziti dal freddo per l'abbondante nevischio, i tre frati arrivarono finalmente in paese. Arrivati in convento si portarono nella stanza in cui si trova un grande camino e al calore del fuoco comune riuscirono ad asciugarsi e a rifucillarsi. La verità si rivela solo quando si rinuncia a tutte le idee preconcette. Attraverso questa frase di eh, Sosechi vogliamo cominciare il nostro appuntamento sulla vera storia di padre Pio senza idee preconcette proprio perché oggi la vera storia um, uh, comincia a raccontarvi la vita dello studente cappuccino fra Pio da Pietrelcina nel convento di Sant'Elia a Pianisi dove trascorrerà circa quattro anni della uh, sua vita salvo una breve permanenza in un convento vicino dove tutto lo studentato si trasferirà per circa sei mesi nel convento di San Marco la Catola. Noi vi racconteremo quello che accadrà in questi anni nella vita di padre Pio eh, di Fra Pio e continuiamo a raccontarvi questo con eh, Fra Giuseppe Triscioglio e Fra Aldo Broccato eh, che ci danno una mano a eh, scoprire dei dettagli su questi che sono stati gli anni santeliani gli anni di Sant'Elia eh, a Pianisi ebbene eh, come ci ha già anticipato l'anteprima del nostro programma il 25 gennaio del 1904 fra Pio da Pietrelcina con il suo compagno di noviziato fra Anastasio da io, accompagnati dal... Provinciale padre Pio da Benevento si trasferirono nel convento di Sant'Elia a Pianisi, quindi in provincia di Campobasso. Abbiamo ascoltato un po' eh, quel giorno nevoso, freddissimo. Eh, qui eh, in questo convento che vediamo proprio nel nostro LED. Ehm, fra Pio conclude gli studi ginnasiali, quarto e quinto, gli studi filosofici. E eh, eh, appunto eh, vediamo questo era il convento come era ai tempi eh, di. Di, eh, padre Pio oggi è cambiato è cambiato molto almeno nella, nella facciata ehm, principale fu fondato nel 1604 ultimato nel 1631 16 stanze per i frati e eh, la chiesa consacrata l'8 febbraio 1690 è dedicata a San Francesco eh, d'Assisi e subito chiediamo a padre Aldo perché proprio nel convento di Sant'Elia a Pianisi allora, Padre Pio andò a Sant'Elia ovviamente perché dopo il noviziato, che lui intraprese nel 1903, il 6 gennaio, a Morcone, ecco, dopo l'anno di noviziato, normalmente oggi lo chiamiamo il periodo del post-noviziato, che è un periodo particolare che prepara il frate a eh, diciamo emettere la professione perpetua. Quindi a consacrarsi definitivamente nell'ordine dei frati minori cappuccini. All'epoca venivano utilizzati altri termini, tra cui professorio, ecco, quindi proprio per richiamare l'idea che era un periodo magari di approfondimento a livello di studio, ma soprattutto anche di approfondimento a livello di vita fraterna e di quella che era un po' l'apprendimento della regola di San Francesco e delle costituzioni dei fratelli dei cappuccini per prepararsi poi ad emettere la professione perpetua. Quindi Padre Pio è andato lì proprio per fare questo percorso che all'epoca evidentemente era stato programmato in questo, convento, in questo convento. Poi certamente Padre Pio era legato alla figura di Fra Camillo che era di Sant'Elia Pianisi, forse a Sant'Elia si era appena ricostituita la fraternità, dobbiamo considerare che i primi del Novecento, ecco, i vari conventi della provincia hanno ricominciato ad essere riaperti. Per cui Sant'Elia ha avuto il, la fortuna di avere un abitante di Sant'Elia che poi si è fatto diciamo frate, nel senso oblato, è entrato in convento col nome di Fra Fedele, che ha ricomprato il convento per donarlo ai frati. Era di Sant'Elia era partito ed era immigrato all'estero, però era ritornato con un certo capitale e quasi a fare un po' il dispetto al sindaco, perché venivamo fuori dalla soppressione degli ordini religiosi e quindi dalla chiusura dei conventi. Il convento di Sant'Elia, grazie a Dio e grazie a Padre Raffaele il Venerabile, era rimasto comunque almeno in parte attivo, soprattutto la chiesa e i luoghi più riservati ai frati, la biblioteca la sacristia ed altro, però c'era la tendenza da parte delle amministrazioni all'epoca, stavamo nel, nel 1886, si è chiusa la soppressione, c'era la tendenza comunque di appropriarsi di questi beni immobili e quindi c'era il rischio che si perdevano anche per sempre, come è stato per tanti altri edifici o altre case religiose, ma invece Sant'Elia ecco, fu ricomprata da Fra Fedele e fu donata, alla provincia, e quindi quasi subito dopo la soppressione, del, eh, che si chiuse nel 1886, fu riaperto perché poi pian piano rinacque la provincia. Eh? Quindi Padre Pio Antolì, e quindi evidentemente era già uno dei conventi aperti all'epoca in cui Padre Pio è andato a, a Sant'Elia. San Giovanni Rotondo era ancora chiuso come convento, eh? ma c'era un lento e graduale. Una, una lente graduale riapertura di questi conventi, e quindi forse il professorio era stato stabilito proprio lì perché era uno dei conventi disponibili. Eh? E certamente direi non tanto per i frati che stavano a Sant'Elia quanto per Fra Camillo, che era il frate di cui si racconta l'aneddoto della Barba e che lui, padre Pio aveva incontrato nell'anno di noviziato a Morcone, ecco certamente poi c'era questa sorta di legame perché fra Camillo era di Sant'Elia Pianisi originario, quindi posso supporre che quando tornava ecco, avevano modo anche di rivedersi, di rincontrarsi, ecco, di continuare in quella loro amicizia, diciamo così. È proprio così. Ehm, Padre Aldo, ci hai messo in risalto eh, un piccolo passaggio. Um, ecco, hai citato Fraffedele con la vita al, al secolo pasquale con la vita, che aveva un bel caratterino. Ecco da questo punto di vista noi vogliamo far sorgere un, un interrogativo e vediamo l'interrogativo è legato a padre Pio da Benevento perché il ministro provinciale padre Pio da Benevento non era presente alla professione semplice di fra Pio da Pietrelcino e fra Anastasio da Roio che comunque sono due giovani ragazzi che entravano nell'ordine e facevano e mettevano la loro prima professione semplice a Morcone però poi rivediamo, infatti, vediamo il, leggiamo nella professione di Frappio che il delegato era il guardiano del convento di Morcone, il delegato del ministro provinciale. Ci siamo chiesti come mai Padre Pio da Benevento, ministro provinciale, non era presente a questo momento, anche di festa, tra virgolette, due ragazzi che diventano. Frati, ma allo stesso tempo però rivediamo Padre Pio da Benevento che è a Morcone tre giorni dopo per riaccompagnare i ragazzi, questi due eh, giovani, eh, il pietrelcinese Pio e mh, eh, il ragazzo che veniva dall'Aquila, Anastasio, mh, nel convento di Sant'Elia a Pianisi perché li accompagnò proprio lui è una domanda che ci siamo posti ehm, ci siamo resi conto però che eh, dal novembre del 1903 al, al maggio del 1904 il guardiano ad interim di Sant'Elia a Pianisi e questo è un errore che purtroppo troviamo in alcune pubblicazioni proprio perché il guardiano ad interim era proprio padre Pio da Benevento e non come le pubblicazioni attestano padre Angelo da Faeto, quindi forse ehm, lui era impegnato, perché era molto impegnato nel convento di Sant'Elia a Pianissi? Questo grazie ad uno studio di padre Rosario Boraccino abbiamo dato una risposta a questo nostro interrogativo, abbiamo visto in più occasioni che padre Pio da Benevento, questo frate di cui ha, ha, fatto, ha citato padre Aldo, ecco in questa rinascita della provincia religiosa dove c'era necessità dava sempre il contributo in prima persona, quindi c'era un problema a Morcone ed era il vicario del maestro nel tempo di, padre, di Frappio a Morcone c'era un problema a Sant'Elia Pianisi e lui subito diventa il guardiano ad interim. Ecco il motivo ufficiale di questo problema era che eh, sta nella ragione di alcuni lavori da portare al muro di cinta del convento di Sant'Elia Pianisi. Um, quindi è proprio per questo lo aveva notificato anche al generale, c'era da ingrandire un po' il convento, c'erano questi nuovi studenti, ecco e che tra l'altro vedremo anche gli studenti stessi daranno anche una mano ai muratori dell'epoca a trasportare pietre e quant'altro. Ma il vero, motivo, il vero motivo della permanenza va cercato proprio nello sforzo che fece Padre Pio da Benevento di andare ad attenuare, se non proprio eliminare, uno stato di disagio che si era eh, verificato in questo convento prima dell'arrivo di Frappio da Pietrelcina proprio dal terziario Fraffedele Colavita che come ci ha ricordato Padre Aldo aveva comprato e poi donato il convento alla provincia religiosa infatti Fraffedele che a quell'epoca era ecco qui lo vediamo ehm, era mh, il cuciniere della fraternità eh, di Sant'Elia a Pianisi. Faceva eccessivamente pesare la sua condizione di grande benefattore no? da molti anni, tra l'altro, aveva anche quasi, tra virgolette, si era eh, amicato. Ecco, Ehm, talmente tanto il guardiano eh, precedente dell'epoca che in, questa, in questo mh, era un proprio un elemento di disturbo per tutto lo studentato, ci si era venuto a creare una situazione veramente di disagio e di paura che una notte, il 5 luglio del 1903, eh, il lettore dell'epoca, padre Francesco da Fragneto Labate, insieme agli studenti, ne erano circa 15, scapparono di notte per rifugiarsi nel vicino convento di San Marco la Catola. Ecco, fu un fatto clamoroso che portò proprio il provinciale ad assumere un ruolo significativo all'interno del convento e chissà quanto avrà dovuto eh, ecco, sforzarsi per andare a convincere a Frafedele di cambiare la sua dimora, quindi eh, portarlo in un altro convento. Infatti lo vediamo mh, da qui a qualche mese nel convento di Tora con lo stesso Padre Pio da Benevento che aveva appena acquistato il convento di Tora, quindi eh, e anche lì Padre Pio si sposta e si porta anche fra Fedele che gli dà una mano nell'andare a riorganizzare la famiglia eh, dei mh, frati anche a Tora, ma questo avverrà nel corso del 1904. Quindi due piccoli errori che ci piace così nel dettaglio andare a prendere in considerazione perché l'accoglienza di fra Fedele eh, mh, ci racconta Padre Alessandro, in realtà fra Fedele non c'era e il guardiano padre Angelo Da Faeto, che in realtà non era il guardiano, ma era il vicario di padre Pio da Benevento in quel momento. Sì, però, intanto, noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme. Padre Pio Nardone da Franieto Labate che torna nuovamente all'interno nel nostro appuntamento perché è stato un elemento centrale eh, della vita di questo giovane frate. Peccato che è morto soltanto eh, qualche anno più tardi, nel, nel, nell'agosto del 1908, proprio quando era provinciale nel suo secondo mandato. E eh, proprio per questo eh, noi ci siamo chiesti: è una coincidenza che eh, di nuovo la vita di questo di questo frate a, di cui Francesco ha preso il nome eh, torna nuovamente nella, nella sua giovane vita mh, ecco non la pensa così padre Rosario Borracino che ha fatto un, un ottimo studio e che attraverso questo contributo d'archivio risalente al 2004 proprio nel quattrocentenario del, eh, dell'istituzione del convento di Sant'Elia a Pianisi ecco ci dice come la pensa ma sarebbe più giusto dire dispose il Signore che lo accompagnasse quasi per mano lo stesso padre provinciale, il rifondatore della provincia, il padre Pio da Benevento, che come non bastasse, dopo essere rimasto a Morcone lungamente durante il noviziato del giovane, era intenzionato a mantenersi il più a lungo possibile a Sant'Elia. Non vi è chi non veda certe coincidenze che a mio giudizio non sono casuali, ma entrano in di disegni superiori che sfuggono, che sfuggono ad ogni umana spiegazione. Il Padre Pio da Benevento, che nella sua programmazione di inizio mandato aveva confermato Sant'Elia come luogo di formazione, sapeva che per i luoghi di studio avrebbe dovuto attenersi a precise indicazioni delle Costituzioni. Si era preoccupato che le fraternità di accoglienza, e fra queste vi era Sant'Elia, avessero una sicura omogeneità di indirizzi e di formatori. E' questa è la spiegazione per cui Frappio incontrerà prima e vivrà poi, dal primo giorno di Sandelia, con religiosi giovani, dal padre guardiano al padre precettore o lettore, usciti tutti o quasi tutti dal noviziato di Morcone, sotto la disciplina dei padri toscani e alla scuola del buon esempio e della santità del servo di Dio padre Raffaele, e poi passati in maggioranza a rafforzare la formazione religiosa e a completare quella culturale in terra di Toscana. Abbiamo ascoltato eh, padre Rosario Borracino di Felice Memoria, ecco, lo vogliamo anche ricordare per il grande studio che ha fatto, ma per il grande contributo che ha dato anche lui alla provincia religiosa, lui eh, ministro provinciale, anche mh, è stato mh, responsabile della provincia religiosa anche in un momento delicato della vita eh, e della storia di padre Pio da Pietrelcina. Ma eh, andiamo subito a questi anni. Ecco, chi erano i frati? E di cui parlava padre Rosario Borracino, frati tutti i giovani eh, con cui avvivrà um, la sua vita, almeno nel primo biennio eh, degli studi ginnasiali, eh, fra Pio da Pietrelcina. lo vediamo, quindi padre Pio da Benevento, guardiano ad Interim, che era il ministro provinciale, poi c'era padre Angelo da Faeto, che diventerà il guardiano tra qualche mese, eh, ma era il vicario, poi c'era padre Luigi Danola, che diventerà eh, il vicario di padre Angelo, fra Angelico da San Marco Illamis, che era il frate cercatore, fra Salvatore da San Marco Illamis che era il compagno del provinciale, ovvero il frate che accompagnava spesso il, il ministro provinciale in tutte le sue visite eh, gli dava una grande mano, eh, fra Diego da San Marco Illamis che era appunto il cuciniere della fraternità. Tra l'altro era ricco di studenti, a cui se ne aggiungeranno altri nel corso degli anni, ma ehm, i, i compagni ecco, di studentato a cui fra, fra Pio da Pietrelcina e fra Anastasio d'Aroio si andarono ad aggiungere furono proprio fra Leone da San Giovanni Rotondo, fra Nazario da San Marco Illamis, fra Placido da San Marco Illamis, fra Ferdinando da San Marco Illamis. Ci piace citarli tutti perché comunque eh, fanno parte di una storia, la storia della vita di Padre Pio da Pietrelcina, ecco, mh, anche perché grazie a loro noi... Oggi vi possiamo raccontare quello che accadeva anche in quegli anni e noi dobbiamo dire anche grazie a quattro quindicenni di allora. Erano degli aspiranti cappuccini, si preparavano a partire per il convento di Morcone. Parliamo di Antonio che poi diventerà padre Damaso da Sant'Elia Pianisi e morirà nel 1970. Parliamo di Daniele, da Dario Daniele, che poi diventerà padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, lui deceduto nel 74. Di Testa Carmine, Padre Catangelo, da Sant'Elia Pianisi, che viene a mancare nel '76, e di Mancini Michelangelo. Padre Antonio, Padre Antonio della Santeria Pianisi, che eh, morirà nel 1930, eh, tra i quattro è colui che morirà giovanissimo. Eh, e noi dobbiamo dire anche grazie a loro se abbiamo una serie di racconti e di scritti e di ricordi. Proprio per questo vogliamo raccontarvi qual è stato l'impatto di questi due ragazzi, Fra Pio e Fra Anastasio, che arrivano in convento a Sant'Eliapianisi e la prima immagine è quella che li trovano secchi secchi, così li descrive un loro compagno di studi. Padre Raffaele Daddario da Dario da Sant'Eliapianisi, allora aspirante cappuccino, vide in quell'occasione Frappio per la prima volta e fin dal primo incontro Destò in lui un senso di viva ammirazione per il suo comportamento esemplare. Dovunque lo incontrava, nei corridoi, in coro, in sacrestia, nell'orto, era sempre mortificato, raccolto ed in silenzio. Non c'era pericolo che dicesse una parola non necessaria. Il popolo che frequentava la chiesa dei Cappuccini e il clero locale notarono anch'essi quel chierico che si distingueva dagli altri. Veniva ditato da tutti per modestia, mortificazione e grande pietà. Padre Damaso, da Sant'Elia, anche lui aspirante cappuccino in partenza per Morcone, si accorse che i due nuovi arrivati erano secchi secchi e per conoscere i loro nomi dovette aspettare il 26 gennaio. I chierici, per ricevere la comunione, scendevano dal coro e lasciavano in sacrestia i sandali, presentandosi scalzi all'altare. Proprio in quel momento, ricorda padre Damaso, leggemmo i loro nomi sotto la pianta dei sandali, decifrando subito quello di Frappio, ma stentando a capire quello di Fra Anastasio. A Santelia Frappio si mise molto bene ed era molto bello. Anche ai miei occhi di ragazzo risultava una persona un po' indifferente dagli altri. Era più amabile, sapeva dire qualche parola più buona a noi ragazzi. Suggeriva qualche consiglio in modo molto dolce e noi l'ascoltavamo volentieri. Non notavo nulla di straordinario. Anche padre Agatangelo da Sant'Elia Pianisi, allora quindicenne, racconta. Si notava la sua compostezza, riservatezza e religiosità. Era ammirato sia da noi aspiranti, eravamo in quattro: Padre Damaso, Padre Raffaele, Padre Antonio e Dio, e sia dal popolo. La sua persona era veramente bella, ma bella di volto e di compostezza. E Questo era quello che pensavano e vedevano nei i confratelli che mh, videro per la prima volta eh, Fra Pio e Fra Anastasio. Ma parlando di confratelli di Frappio, andiamo nel chiostro del convento di Sant'Elia Pianisi dove i frati, che ha già menzionato eh, padre Aldo Broccato, eh, colorano le pareti del chiostro dove ci attende proprio Fra Giuseppe. Fra Giuseppe, tu sei proprio accanto a Fra Camillo con la vita di cui parlava eh, padre Aldo. Sì, entriamo nella pancia ecco, del nostro convento, nel chiostro, dove vedremo che, eh, come quadri, abbiamo cercato appunto di eh, mettere un po' i vari frati che in qualche modo hanno fatto la storia di questo convento. E, eh, diciamo che il ciclo si apre appunto con, con Fra Camillo, originario anche lui di Sant'Elia Pianisi, Frac Camillo con la vita, la cui barba, e colui che era frate questuante anche per le campagne del Beneventano e quindi di Piricina, la cui barba, innamorò Francesco Furgione e fece capire al piccolo Francesco Furgione di voler servire il Signore nel chiostro di San Francesco. Non peraltro sarà anche il frate che lo accoglierà in quel dimorcone per iniziare il suo anno di noviziato. Procedendo nel nostro chiostro, ecco, Abbiamo poi ovviamente il quadro che raffigura il venerabile padre Raffaele, la Santelia Pianisi, qui era ancora servo di Dio, e padre Pio, e poi abbiamo alcuni frati che hanno fatto un po' la storia di questo nostro convento e che hanno lasciato il segno, penso a Padre Federico che. Eh, Dire, ha formato tante generazioni di frati e non solo anche di laici nell'amore verso la sacra scrittura. Pare Gennaro che tanto si è prodigato per l'aspetto sociale della nostra comunità di Sant'Elia, realizzando il palazzetto dello sport, o penso anche nella realizzazione di un pantalonificio proprio qui all'interno del convento fra modestino fra daniele insomma eh, frati che nella loro vita hanno mh, vissuto anche qui a sant'elia eh, tra i vari frati non possiamo non ricordare forse credo quello che è come dire, il più importante eh, in riferimento alla storia di questo nostro convento fra fedele con la vita perché se i frati hanno potuto come dire riabitare questo convento è proprio grazie a Fra Fedele che non era neanche un frate cappuccino, ma era un cittadino di Sant'Elia che eh, dopo l'unità d'Italia anche questo convento insomma fu soppresso, eh, fu incamerato dalla, dal nascente stato italiano e questo cittadino di Sant'Elia decidendo di andare in america insomma per sbarcare il lunario dopo diversi anni poi tornò a sant'elia e con quello che aveva racimolato in america grazie al frutto del suo lavoro decise di ricomprare il convento di ridonarlo alla provincia dei frati cappuccini e di farsi lui stesso cappuccino quindi se i cappuccini che stanno qui a sant'elia dal 1600 eh, poi durante l'unità d'Italia, insomma, con la soppressione dei conventi, anche di questo convento, dovettero, furono obbligati ad andare via. Se i cappuccini ritornano, ecco, sono, hanno avuto la possibilità di poter nuovamente riabitare questo convento è proprio grazie a Fra Fedele. E poi altri frati, eh, due ministri provinciali originari di Sant'Elia, Fra Antonino di Orio, e fra Pietro Tartaglia che durante il suo provincialato per far visita ai nostri missionari nel Chad, ecco lì nel Chad poi incontrò Sorella Morte, tant'è vero che tutt'oggi le sue spoglie mortali riposano ancora in Chad. Grazie, grazie fra Giuseppe che ci hai portato un po' a conoscere quelli che erano i frati eh, che hanno caratterizzato anche insieme a tanti altri la vita del convento di Sant'Elia Pianisi però intanto noi facciamo una piccola pausa poi torneremo nuovamente insieme vi stiamo raccontando lo studentato la vita da studente la vita del convento di Sant'Elia Pianisi la ripresa degli studi ecco dopo un anno di noviziato Frappio deve riprendere carta e penna in mano, anche lui lo ricordava e fu difficile, non fu facile, quindi per uno che praticamente non aveva toccato libri scolastici per oltre un anno. Nulla ci dicono i documenti ufficiali per quanto ne sappiamo sul profitto intellettuale perché non esistono i registri di classe e tra le carte che eh, abbiamo all'interno dell'archivio Ehm, dedicato a San Pio, ci sono diverse testimonianze che raccontano la vita ehm, di Padre Pio di Frappio all'interno del convento di Sant'Elia Pianisi, testimonianze autobiografiche anche dello stesso Frappio di cui andremo a parlare, e poi ci sono anche i lavori scolastici. E proprio per questo ritorniamo da Fra Rosario Borracino eh, per conoscere chi erano i responsabili ecco, a Sant'Elia di Frappio da Pietrelcina. Vi era chi vigilava sulla sua vita. Alcuni dei professori di vita francescana a cappuccina lo seguirono a San Delia Dico professori, alludo al padre provinciale Pio da Benevento, autore di un catechismo della regola di San Francesco. Altri, sotto l'attenta vigilanza di un tale provinciale, gli vennero dati dalle persone dei suoi precettori pre e del suo lettore. Gli uni e, e l'altro erano quanto di meglio poteva offrire la provincia nel campo dell'insegnamento e della formazione francescano-cappuccina. Ecco, abbiamo ascoltato ehm, Padre Rosario, ecco, i professori, i precettori, i precettori, nel gergo dei frati, l'insegnante cappuccino di ginnasio, siamo nel primo biennio. Um, Santelia Pianisi, quindi dal 1904-1905 durante i quali lui completò gli studi ginnasiali, ebbe tre precettori: quindi padre Luigi da Serra Capriola, dal novembre, che era a Santelia già con gli altri studenti, dal novembre del 1903, ma nel maggio del 1904 termina il suo incarico. Poi vedremo perché. Padre Antonino da San Giovanni Rotondo da maggio 1904 a gennaio 1905 anche lui termina questo incarico e poi padre Pietro D'Eschitella dal gennaio del 1905 all'ottobre del 1905, anche lui poi termina questo incarico, poi i ragazzi, gli studenti si trasferiranno a San Marco La Catola e lì per cominciare eh, filosofia e avranno un altro insegnante, un altro professore di cui parleremo, ma adesso vogliamo conoscere chi erano questi tre precettori con una scheda di Simona Marmorino. Da Sant'Elia Pianisi, negli anni 1904-1905, durante i quali completò i suoi studi ginnasiali, Frappio di precettori ne ebbe tre. Padre Luigi da Serra Capriola, Padre Antonino da San Giovanni Rotondo, Padre Pietro da Eschitella. Padre Luigi da Serra Capriola. La necrologia dei frati minori cappuccini della provincia religiosa di Foggia scrive sinteticamente di lui. Esempio di stretta osservanza, di pulizia e precisione. Amò scrupolosamente i voti. Fu apprezzato insegnante di latino e scienze teologiche, al cui insegnamento fu abilitato con moto proprio dal Padre Generale. Fu guardiano, custode e definitore provinciale per due volte. Inoltre, fu precettore del professorio del convento di Sant'Elia Pianisi dal 7 novembre 1903 al 26 maggio 1904, quando fu trasferito nel suo paese natale per causa di malattia. Padre Antonino da San Giovanni Rotondo. Fu precettore a Sant'Elia Elia Pianisi dal 26 maggio 1904 al 12 gennaio 1905. In seguito fu trasferito in altri luoghi nei quali diede segni di squilibrio mentale. Il 24 marzo 1919 ottenne l'indulto di secolarizzazione ad experimentum, non fece più ritorno nell'ordine cappuccino. Padre Pietro da Schitella la necrologia al giorno 23 febbraio così scrive di lui. Vivo esempio della carità serafica, nascondendo le pene che gli venivano dalle sue cariche. Lettore di diritto canonico, diplomato in lettere, ispettore generale della Croce Rossa Italiana, vice segretario generale della Procura dell'Ordine, definitore e due volte ministro provinciale. Aveva 44 anni di età e 29 di vita religiosa. La prima cosa che il dotto e pio precettore si premurò di insegnare agli alunni fu quella di mettere la sigla francescana all'inizio di ogni componimento e preferibilmente in cima ad ogni pagina dei loro scritti. S. J. M. J. F. Salvatore, Jesus, Maria, Joseph Franciscus. I giovani studenti a Sant'Elia Pianisi, torniamo allora nel convento di Sant'Elia Pianisi, siamo con Fra Giuseppe, ci sono dei libri, credo che questa sia la biblioteca del convento di Sant'Elia, Fra Giuseppe. Eh, Francesco, ci troviamo all'interno della biblioteca del convento che custodisce alcuni testi. 600 ma soprattutto 700-800 ed è il luogo insomma significativo anche perché come dicevamo Sant'Edì è sempre stato un luogo formativo qui padre Pio fra Pio, il giovane Frappio nei suoi tre anni ha espletato gli studi di filosofia in preparazione ecco appunto alla, alla professione perpetua dei voti e nei tre anni in cui Padre Pio è stato qui a Sant'Elia ci fu la visita del generale dell'epoca il padre d'Andermatt eh, il generale dei padri cappuccini che venne a far visita alla nostra provincia e quindi alle varie fraternità locali e venendo a far visita qui a Sant'Elia il giovane Fra Pio era appunto uno studente cappuccino ecco che lui stesso racconta che Chiese al generale di voler partire per le missioni e, ovviamente, dinanzi a questa richiesta, eh, gli fu detto che doveva anzitutto concludere il periodo di studi. Ma il giovane Frappio era desideroso di partire anche subito, forse si sarebbe aspettata una risposta diversa dal parte del padre generale, dei suoi formatori che gli accordassero subito, insomma, questo suo desiderio, ma dinanzi un po' anche alla resistenza dei suoi formatori, ecco che il giovane Frappio interpretò quella volontà come il segno che molto probabilmente il Signore gli chiedeva qualcos'altro e quindi una missione non in terre lontane ma appunto nella sua stessa provincia per realizzare la volontà di Dio. Realizzare la volontà di Dio. Ecco, Fra Giuseppe, tu ci hai parlato di un importante evento nella provincia religiosa di Sant'Angelo, pensa? L'ultima visita di un padre generale dell'ordine dei frati minori cappuccini nella provincia di Sant'Angelo risaliva al 1779 fine 1780, un certo padre eh, Erardo da Radesburg, invece padre in Bernardo Christen da Andermatt, che lo vediamo vescovo, infatti lui eh, morirà come vescovo di eh, Stauropoli nel 1909. È stato Ministro Generale dal 1884 al 1908. Visiterà la uh, provincia religiosa di Sant'Angelo il 25 aprile del 1904. Stette qui diversi giorni, uh, si racconta e lo racconta proprio Padre Pio da Benevento nelle sue lettere. Uh, visita, um, visiterà appunto in quei giorni um, i conventi di Foggia, San Marco la Catola, Monte Fusco, Sant'Elia Pianisi e Serra Priola. Infatti, come ha già anticipato Padre Aldo, il convento di San Giovanni Rotondo era ancora chiuso, sarà riaperto proprio da, dal nuovo provinciale padre Benedetto Nardella da San Marco Ilamis nel 1909. E ehm, ecco lui si andò a congraturare il padre generale ehm, del buon andamento delle cose, in modo speciale, dell'osservanza regolare in pieno vigore, della perdita della perfetta vita in comune, della caritatevole armonia tra i religiosi, del prospero incremento della provincia. Perché ricordiamolo, era una provincia che era appena nata, aveva un commissario che era Padre Pio da Benevento ed era stato eletto da circa un anno il nuovo provinciale, proprio lo stesso Padre Pio da Benevento. Sappiamo che il padre generale, nell'andare a uh, girare tutti i conventi, tutte le fraternità, ascoltò tutti i religiosi, visitò le celle, i locali, fece eh, dei, momenti dei momenti di preghiera, diede anche delle esortazioni ad inizio e fine visita e proprio a Sant'Elia uh, incontrò eh, anche fra Pio da Pietrelcina padre Aldo eh, nasce a Santeria l'anelito missionario di questo eh, frate 17enne eh, sì perché padre Bernardo D'Andermatt il generale dell'ordine ecco, eh, girava e quindi visitava ormai le province che cominciavano a rinascere anche da noi e certamente quella fu una visita che lo portò a rivisitare un po' la nostra provincia che da poco aveva ripreso vita grazie anche ai frati della Toscana e quindi ovviamente ha visitato anche le case cosiddette di formazione, il professorio a Sant'Elia, Pianesi, Pianisi, e ha incontrato, perché lui stesso, da quello che raccontano eh, le cronache, ha voluto incontrare anche i frati che ormai erano, eh, avevano ridato vita alle vocazioni e quindi eh, erano entrati per iniziare il percorso vocazionale, ha voluto incontrarli personalmente. Ed è lì che sembra che Padre Pio abbia... Eh, dichiarato il suo intento un giorno di partire per la missione. Anche perché questo bisogna premetterlo, eh, in quel periodo ci fu una grande scelta dell'ordine, proprio padre Bernardo d'Andermatt, quello di assegnare ad ogni provincia religiosa in Italia una missione in Africa. Tant'è vero che lo slogan erano una provincia, una missione. E quindi tante parti dell'Africa suddivise in zone sono state poi assegnate alle diverse province dell'Italia, dell province che all'epoca all rinascevano, ovviamente. Quindi, proprio in questa logica, è chiaro che padre Bernardo mh, promuoveva anche la possibilità di andare in missione. E posso supporre che padre Pio, eh, proprio lì, ha cercato di far capire che lui era disponibilissimo eh, per questa opera di evangelizzazione e quindi disponibilissimo a partire anche in missione una volta terminato comunque il suo percorso vocazionale ovviamente padre eh, bernardo gli disse che era un po presto eh, perché ovviamente doveva ancora più che rifiutargli diciamo quel desiderio eh, gli disse che ne avrebbero riparlato poi nel tempo ovviamente sappiamo bene che padre pio non ha potuto realizzare concretamente questa questo suo sogno, ma posso supporre, oggi abbiamo una bella missione nel Chad, Centrafrica, c'è una custodia di frati cappuccini, ormai che è nata, una viceprovincia, come la chiamavamo prima, ma si chiama custodia che dipende dal generale, e più c'è una diocesi dove c'è un nostro ex diciamo, frate eh, Monsignor Ramono. Quindi posso supporre che la sua vicinanza ai missionari è stata sempre eh, significativa. I primi che sono partiti nel 65, tra l'altro, lì del Chad, hanno ricevuto prima la sua benedizione. E tante opere ormai sono nate proprio in nome di padre Pio. Quindi posso supporre che quel sogno si è ben realizzato e continua a portare i suoi frutti. Proprio così. E eh. possiamo anche noi supporre che sia stato lo stesso padre Pio da Benevento ad influenzare questo ragazzo, questo quindicenne. A dare una mano per le missioni. Peccato che Padre Pio da Benevento è venuto a mancare immediatamente, nel 1908, quindi, non ha avuto modo di conoscere appieno questo giovane. Ehm, frate, e quindi poter raccontare anche la sua, proprio perché ha avuto modo di eh, conoscerlo bene sia a, nel, nel convento di Morcone che nel convento di Sant'Elia a Pianisi e che anche per tutto il periodo di Sant'Elia come eh, ministro eh, provinciale. Ma sicuramente sarà stato proprio padre Pio da Benevento ad inculcare questo anelito missionario che aveva questo giovane frate cappuccino eh, di eh, Pietrelcina. E questa era la vita nel convento di Sant'Elia Pianisi, però intanto noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme. Ecco, nel convento di Sant'Elia Pianisi ehm, eh, si viene a verificare quello che già accadeva, a Morcone. Ecco, in mistica eh, si parla del dono delle lacrime, eh, ossia quando un uomo, avanti nel cammino spirituale, si compenetra eh, nella contemplazione dell'amore di Dio e di quanto Dio fa per gli uomini, da arrivare fino a. Al pianto in pratica ci si trova davanti ad una sensibilità d'animo molto elevata e tanto fine che basta poco per arrivare alla commozione quindi al pianto il pianto di Frappio che è stato testimoniato da diversi confratelli a Morcone si verifica anche a Sant'Elia a Pianisi e qui dobbiamo contestare quanto qualcuno scrive eh, sul fatto che i suoi compagni lo deridevano quasi i suoi compagni invece erano al corrente di questo ma non hanno mai fatto dell'ironia su, su questa situazione, come potrebbe capitare anche a dei giovani coetanei hanno accettato questo fatto come fenomeno frutto della sua intensa preghiera, quindi un fenomeno da rispettare. Anche per quanto riguarda ecco, la scuola, questo impegno dello studente, qualcuno ha scritto eh, che era di un ingegno normale nello studio, non eccelleva, eh, ma che le lezioni, tra virgolette, le conosceva, le sapeva, quindi normale. Eh, si tende così però ehm, a dare un uh, giudizio sull'intelligenza del compagno, quanto ad evidenziare che aveva per indole e quindi per inclinazione altre attività a cui dedicare molto tempo. E proprio su questo eh, lo stesso padre Rosario Borraccino ci spiega effettivamente ehm, quali erano le attività a cui dedicava maggior impegno questo giovane frate Pietro il Cinese. In qualche testimonianza di quelli che vissero con lui si legge che il rendimento scolastico di Frappio non fosse straordinario, ma rimanesse nella normalità. Ecco, io non sono rimasto scandalizzato. Non spetta a me perché non ne sarei capace a fare disquisizioni sul quoziente di intelligenza posseduto da Frappio e quindi valutare il rendimento. Sono convinto, e con me quanti l'hanno conosciuto, che Frappio, dotato di intelligenza non comune nel portare innanzi i suoi studi, e qui c'è tutta la spiegazione, abbia messo in pratica ed applicato, direi questa volta alla lettera, l'esortazione pressante delle Costituzioni. Ai padri lettori e ai discepoli, che sono parole bellissime, non cerchino, dicono le Costituzioni, dicevano le Costituzioni, i lettori e gli studenti di conseguire quella scienza che gonfia e porta alla superbia, si sforzino invece piuttosto di acquistare quella carità di Cristo che illumina ed infiamma dà vita ed umilia le anime, né mai si immergono tanto nello studio letterale che per esso abbiano a pretermettere lo studio della santa orazione, perché farebbero espressamente contro le intenzioni del Serafico Padre, il quale non voleva che mai, per qualsivoglia studio, si lasciasse la preghiera. Anzi, per poter meglio avere lo spirito del Signore nostro Gesù Cristo, si sforzeranno di dare maggiore opera allo spirito che alle lettere, perché senza lo spirito non si acquista il vero senso, ma la sola semplice lettera, la quale Acceca ed uccide. I parametri di diligenza, interessamento scolastico e finalità erano, come è ovvio, differenti tra un alunno ed un altro. Le preferenze o precedenze di Frappio, senza mettere in discussione il suo impegno di studio, erano per la carità illuminativa e infiammante, per la crescita di una preghiera che lo coinvolgesse pienamente in tutte le sue forme, per il conseguimento di una sapienza che non contenta della cultura nozionistica e fine a se stessa, lo elevasse al di là delle cose di questo mondo a questo cammino ascendente nel campo delle discipline umane e filosofiche si affiancava l'esercizio continuo di quando faceva parte del suo essere cappuccino aveva fra pio fatto una scelta ben precisa l'aveva confermata con i voti al noviziato gli avevano messo nelle mani una regola, gliela avevano fatta imparare a memoria, gli avevano spiegata secondo l'interpretazione che ne fanno le Costituzioni. Gli avevano detto regole e Costituzioni vanno osservate tenendo presente alcune norme di applicazione che sono gli statuti della provincia. Avevano aggiunto tanti dei cappuccini così si sono fatti santi prese sul serio tutto ciò fra pio tutti ne hanno dato ottima testimonianza personalmente per le impressioni ricevute niente ho riscontrato nel padre pio già maturo che non fosse secondo il preciso schema del cappuccino che si ricavava dalle costituzioni La vera storia di Padre Pio termina qui. Intanto voi avete sempre a disposizione diversi strumenti per rivedere le puntate dedicate alla vera storia di Padre Pio. Una vera e propria potremmo dire biografia televisiva di Padre Pio da Pietrelcina sul nostro sito padrepio.tv oppure conoscere la storia, la vita, ehm, le opere e, e gli incontri e le testimonianze di Padre Pio attraverso il sito padrepio.it